Ciao ragazzi, benvenuti a questa guida su come installare RxJS in maniera locale, quindi senza connetterci a CDN e cose varie, ma tramite NPM. ReactiveX, giusto per storia, è l'API su quale si basa RxJS, scritta per qualsiasi linguaggio ne vogliamo, Java.NET, addirittura per piattaforme come Android e altri tipi, insomma. ReactiveX cos'è? È una un'API che consente di gestire stream di dati in maniera sincrona. RxJS poi nel dettaglio, che quindi è la parte, è l'API scritta per JavaScript, okay, ci consente di elaborare quelle che si chiamano le observable, quindi andare a osservare lo stream, manipolarlo, elaborarlo, modificarlo, farci insomma quello che ci pare per ogni elemento dello stream. E questa è la cosa importante, che poi a differenza della funzione lavora solo su una cosa, lui lavora con varie cose, elaborati questi stream, chiunque poi sottoscriverà l'evento vedrà il nuovo flusso modificato. Vediamo come si installa. Intanto vediamo di avere npm e node installati, e una volta verificato questo, istanziamo un progetto di tipo npm init -y. -y sta per yes a tutto, così evitiamo le solite domandine che ci farà lui. E metterà yes a tutto ed installiamo RxJS con il comando npm install RxJS. Da tenere sempre a portata di mano, secondo me, è il sito dei Marbles, perché i Marbles ci fa capire che cosa succede praticamente quando noi andiamo a applicare l'operatore, prendiamo mappa ad esempio, sulla collezione, che cosa succede a ogni elemento della collezione. Tramite arrow function lui moltiplica ad esempio per 10 ogni elemento dello stream, quindi sarà 10, 20, 30.